Amiche, bentornate sul mio canale. Eh, oggi ho preparato per voi un progetto che ehm, ho già fatto più volte. In effetti, non avevo eh, il canale, quindi non avevo la fortuna di eh, divertirmi. E ehm, condividere con voi quello che facevo, ma comunque è stato un progetto che mi è piaciuto tantissimo e che ehm, ho portato più anni. Mm. Io sono un'appassionata da sempre, anche se facevo tutt'altro lavoro, come voi sapete. Comunque eh, diciamo che. Mm, per eh, realizzare questo progetto serve soltanto um, del filo metallico 05 eh, li trovate tranquillamente in commercio. Posso mandare anche nelle descrizioni come faccio sempre, eh, la, un link per l'acquisto eh, e poi del, eh, dei dischetti piatti. Eh, lavorati anche per questo, vi manderò perché io compro tutto su Aliexpress oppure su Amazon. Quando vedo che il prezzo è buono, eh, per cui eh, vi mando sicuramente qualcosa per acquistare. Poi deciderete voi. Le più fortunate, magari avranno un fornitore, un mercato fornito. A poca distanza io mi reputo fortunata perché abitando a roma la scelta ce l'ho eh, allora iniziamo oh, per con la lavorazione dobbiamo preparare o 5 o 6 vediamo di eh, questi fili semirigidi fatti con le micro perle ovviamente non sono perle naturali però l'effetto è molto carino e eh, ve lo godrete eh, oppure le vostre clienti eh, se eh, vi occupate della vendita di questi manufatti perché molte di voi eh, ne hanno fatto un, un lavoro un'espressione eh, massima insomma sono tante tante soddisfazioni in ogni caso, ehm, cominciamo con i fili e vi faccio vedere come realizzare il primo filo. Allora, adesso nel particolare, tagliamo un filo oh, da 52. Diciamo che partiamo da uh, 60, ne ho già fatti preparati 3, per cui uh, noi adesso andiamo decrescendo. Comunque, l'importanza adesso è farvi vedere come fare un. Ecco, prepariamo una gia... cappiola perché così le perle non non si muovono. Iniziamo ad inserire le nostre periline. Sono microperle eh, di, di, di plastica, eh, per cui hanno anche un foro decentemente comodo, ma comunque è un filato molto piccolo, ripeto, leggermente eh, rigido. È lo stesso che utilizzo per eh, i fiori di madreperla. Diciamo 7-8 centimetri mh, più che il numero delle micro perle, perché poi dipende da ehm, dalla grandezza che volete usare. Io mi regolo sulla, sui centimetri, quindi 7-8 centimetri, e poi iniziamo ad inserire il primo elemento. piatto, sono molto graziose, sempre mh, trovate da un fornitore, vi faccio vedere, molto carine, questo l'ho preso da, su Aliexpress e poi vi ehm, condivido anche il link se qualora voleste acquistare questi io molto del materiale ehm, ce l'ho tanti anni ho sempre avuto um, pur non avendo un canale youtube non so nemmeno se c'era youtube però una passione ehm, per me è stata sempre una passione grande Nonostante facessi un lavoro completamente diverso perché io lavoravo in compagnia aerea, per cui ehm, sempre avuta in ogni caso la passione del, dell'artigianato, soprattutto della moda, dei bijou, allora Proseguiamo, quindi abbiamo inserito um, l'elemento piatto e proseguiamo altri, altri 6-7 cm con le perline, le nostre perline. Troppo troppo piccole, queste sono miste, per cui ne trovo qualcuna veramente piccolina. Diciamo che utilizzo queste che sono da 3 da 4. Anche per questo vi eh, condividerò poi un link per acquistarle. Per chi di voi è così fortunata ad avere un fornitore nel mercato di zona, ancora meglio. Io stando um, a Roma, um, sì, sono for tra le fortunate altro elemento. piatto e continuiamo con le nostre perline vi faccio vedere diciamo questo è il è un modo veramente semplice di creare i nostri fili. Quello che poi eh, volevo farvi vedere è come assemblarli, come intrecciarli e come rifinire eh, la collana. Perché poi è questo che mi chiedete molto spesso: come hai messo le coppette, come metti il gancio e come rifinisci la collana. Allora adesso non voglio annoiarvi con le chiacchiere, eh, diciamo che eh, ci vediamo alla fine del giro e poi vi faccio vedere come intrecciare la nostra collana. Allora eccoci qua, vi faccio vedere che ho combinato. Allora queste sono le, i sei fili. Infilati come vi ho fatto vedere utilizzando il filo da um, 0,5 eh, le micro perle eh, che sono da 3 da 3 e qualcosa da 4 perché insomma non sono proprio tutte eh, identiche io sono quella della disuguale della diversità e poi questi um, ehm, elementi piatti circolari che sono dei dischetti veramente molto graziosi, rodiati. Vi manderò poi il link eh, per acquistarli, costano pochissimo. Cosa ho fatto? Um, ci ho messo un pochino di tempo, più che altro la pazienza di intrecciare perché. Non sono nemmeno simmetriche, diciamo che sei eh, fili eh, sono praticamente due trecce da tre eh, in contatto. Quindi ogni tanto eh, mettevo un filo eh, che le unisse. Diciamo che, come vedete, eh, è veramente semi rigido, quindi di una facilità nell'intrecciare è veramente enorme perché se volete creare una curva perché vi fa comodo per dare la direzione è molto semplice da fare adesso qui metterò un altro filo per chiudere questa parte e poi vi faccio vedere come fermare le coppette mi procuro delle, bocche, delle coppette così andiamo avanti Diciamo, la chiudiamo insomma con un moschettone in qualche modo. Eh, volevo dirvi una cosa: come schema ehm, va bene perché ho misurato chiaramente prima di cominciare a chiudere per creare questa, questa linea così circolare. Eh, dovete fare un filo da 50. 1 da 52, 1 da 53, aumentando sempre eh, fino al sesto. Se la volete ancora più oh, movimentata, regolatevi voi, però io vi dico: non, è, non sono la Bibbia, vi sto soltanto spiegando come ho fatto io. Eh, insomma abbastanza soddisfacente eh, proseguo mi procuro appunto delle belle coppette da eh, unire a questa lavorazione e poi andiamo avanti allora ecco vi avvicino non è che bisogna fare un lavoro eh, perfetto tanto viene tutto eh, coperto dalle coppette Ecco, dove trovo questo materiale? Nei eh, banchi dei fornitori orientali se eh, siete eh, fortunate di avere un mercato abbastanza fornito, altrimenti online, come facciamo tutte. Eh, cerco sempre di eh, condividervi dei link per l'acquisto se eh, siete ma sicuramente sarete più brave di me e magari avete delle fonti ancora migliori in ogni caso per chi non sa dove acquistare queste cose eh, mi farò eh, premura di mh, condividere un link che sia anche accessibile come prezzo perché, ehm, non sempre ovviamente lo sono. Io cerco di eh, spingere il più possibile in maniera da fermare questa coppetta, e poi ovviamente eh, lavoro di wire. In pratica, vado a mh, arrotolare in maniera da eh, creare eh, una zampa non c'è molto peso da tenere quindi non è necessario fare un lavoro di ecco è sufficiente veramente eh, un paio di centimetri lascio il filo più lungo chiaramente perché sia facile da lavorare e questo è il gancio attaccato. Chiaramente, io chiuderò quello vicino alla coppetta e apro leggermente l'altro, mi sono anche punta. Che dovrà agganciare con questo anellino. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. E la collana è fatta ve la faccio vedere finita che dite lo prendo il buco ecco qui perché ho messo doppio il filo ma era rimasto solo 0 30 e quindi ecco faccio scendere bene la coppetta perché altrimenti viene troppo lungo l'anello che dovete creare quindi avvicinate bene ecco perché sarà spaccato il filo proprio perché l'ho messo doppio e quindi non entrava e Ecco, adesso ci siamo riusciti ecco qui stessa cosa facciamo qualche giro per fermare il filo e poi terminiamo anche perché ripeto la collana è leggera e non necessita di essere fermata come se pedasse chili ecco qui agganciata ripeto ehm, modellare modellare eh, i giri è estremamente facile e quindi sono assolutamente certa che farete un buon lavoro adesso eh, ve la condivido anche indossata se ci riesco e poi vi man mando il video, buon lavoro, ragazze, alla prossima.